Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a scoprire tutte le novità del nuovo iOS 16.2 che è stato rilasciato proprio in questo momento da Apple, ma andiamo a scoprire che c'è di nuovo. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo ragazzi, ovvero il nuovo iOS 16.2, che è stato rilasciato proprio in questo momento da Apple per tutti e andremo a vedere insieme, come al solito, tutte le novità. Ma prima di iniziare, ovviamente, vi do le solite raccomandazioni. Prima di tutto, se volete il vostro iPhone pulito e quindi installare il vostro aggiornamento in modo pulito senza avere problemi eccetera eccetera, vi ricordo che qui sotto in descrizione e nel primo commento c'è la guida dedicata per poter rimuovere eventuali errori sul vostro iPhone e quindi ripristinarlo e installare in modo pulito senza avere problemi, ripeto. Ed infine vi ricordo che ogni aggiornamento è consigliato non solo perché aggiunge e migliora la nostra esperienza utente con novità e funzioni eccetera eccetera, ma soprattutto ragazzi per la nostra privacy e ovviamente per la nostra sicurezza dei dati, quindi mi raccomando, aggiornate sempre il vostro dispositivo, che sia un iPhone, che sia un iPad, che sia un Apple Watch o che sia un Mac, perché ogni aggiornamento è volto anche a correggere e mettere in sicurezza i vostri dati. Prima di iniziare ti ricordo di scaricare iApp Zain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple, ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad. Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Mi raccomando, sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. Ora iniziamo con la prima novità finalmente. Anche se passerà in secondo piano, questa novità secondo me l'ho messa per prima tra l'elenco delle novità perché per me è una delle più importanti. Apple ha corretto un bug che in sostanza assopiva la fluidità dei nostri iPhone, ovvero le classiche animazioni di qualsiasi operazione noi facciamo su iPhone, come ad esempio l'apertura delle impostazioni, l'apertura della fotocamera o qualsiasi altra cosa, era con i precedenti iOS, anche con gli ultimi iOS, molto molto lento, e quindi in questo caso Apple incrementa le prestazioni delle animazioni che adesso sono molto più fluide, si nota su tutti i dispositivi ma soprattutto sugli iPhone 13 Pro, Pro Max, 14 Pro e 14 Pro Max che ovviamente montano i 120 Hz. Andiamo poi alla novità numero 2, aggiunta una nuova applicazione sia su iPhone che su iPad supportati che si chiama Freeform, che ovviamente ci permette di creare documenti, file, più persone possono contribuire a creare note con immagini, ad esempio scarabocchi, documenti, collegamenti web, PDF, eccetera, eccetera. E ovviamente sono tutti contenuti accessibili a tutti. E non solo, si può anche effettuare una chiamata FaceTime durante la modifica di questi dati, quindi è un'applicazione volta per chi magari lavora o studia in gruppo, molto molto utile. Passiamo alla prossima novità, novità però disponibile solo sui nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, ovvero migliorato l'Always On Display. Apple aggiunge due nuove impostazioni che ci permettono sia di rimuovere eventualmente le notifiche dalla visione dell'Always On Display, quindi possiamo assopire il display ma semplicemente non vedere le notifiche, e poi possiamo anche non mostrare lo sfondo, quindi disabilitare lo sfondo e quindi avere completamente in nero il nostro Always On Display, in modo tale da magari risparmiare batteria. Altra novità, adesso viene modificato il centro notifiche, molto criticato con l'arrivo di iOS 16 perché le notifiche partono dal basso, non più verso l'alto, ma Apple pone rimedio perché presenta una nuova interfaccia che sostanzialmente mostra in modo fisso anche le notifiche che ci siamo persi, ovvero alzando quelle più recenti verso l'alto e abbassando nella parte inferiore quelle che non abbiamo ancora visto o che magari ci siamo persi. Molto molto bene, adesso leggere le notifiche è molto più facile, magari ci perdiamo qualcosa, viene sempre mostrata nella pagina principale. Altre due novità, abbiamo il widget sonno che ci mostra in modo interattivo sulla lock screen tutti i dati relativi al nostro sonno che effettuiamo con il nostro iPhone o con il nostro Apple Watch, e poi widget salute, ovviamente anch'esso per la lock screen, in modo da ricordarci ad esempio i farmaci da prendere, quindi possiamo impostare all'interno dell'app salute un farmaco da prendere semplicemente all'interno della lock screen, oltre alle eventuali notifiche dell'app salute ci viene ricordato l'orario o quanto manca per prendere un farmaco, un medicinale, ecco.
Altra novità è stata migliorata l'app Home, o meglio, addirittura è stata migliorata l'architettura dell'app Home, che adesso infatti ha prestazioni più veloci sia nella connessione di accessori e nella disconnessione ed è affidabile con molti accessori intelligenti, molto più affidabile. Quindi sia a livello di sicurezza sia a livello di prestazioni, se avete una casa domotica che controllate ad esempio con HomePod, con Siri, con iPhone eccetera, potete semplicemente effettuare questo aggiornamento e il gioco è fatto, molto più rapida l'eventuale interazione con tutto ciò che abbiamo in casa. Altra novità, Apple aggiunge un nuovo box informazioni per le emergenze. No, aspettate, non potete semplicemente chiedere, non è un box informazioni classico, ma semplicemente una sezione dedicata che ci permetterà di dare informazioni ad Apple su eventuali errori nelle chiamate di emergenza che magari sono partite per sbaglio, in modo da migliorare l'algoritmo. Quindi, ad esempio, se noi per errore teniamo premuto, che ne so, in borsa o in valigia o in qualsiasi altro posto, il tasto per l'emergenza e parte una chiamata per errore, l'algoritmo capirà come fare, invierà i dati ad Apple e poi imparerà e semplicemente non dovrà più accadere, no? Altra novità, nuovo font in grassetto per la sezione impostazioni generali aggiornamenti software, che adesso mostra, diciamo, il numero dell'aggiornamento, quindi in questo caso iOS 16.2, in modo molto più marcato. Altra novità, iOS 16.2 si collega alla nostra Apple TV e c'è una piccola novità. Adesso infatti è possibile seguire le attività live della lock screen di iPhone condividendo un eventuale, che ne so, partita, viaggio, volo, eccetera, con la nostra Apple TV. Altra novità, ha aggiunto il supporto alla rete dati 5G in India e poi, altra novità, Apple aggiunge il supporto per i display esterni con la funzione Stage Manager su iPad con tutti i modelli di iPad Pro che hanno il chip M1 ed M2. Altra novità, ha aggiunto la funzione Karaoke che ci permette all'interno di Apple Music di abbassare fisicamente la voce di un cantante, lasciare la base ufficiale e cantare sopra il testo che vediamo tramite la funzione Lyrics di Apple Music. Veramente figo questo, eh? Io sono un amante di queste robe. Altra novità, aggiunta una ulteriore protezione end-to-end per i servizi iCloud come le note, ovviamente sulle mail le avevamo già, ma tutti altri servizi che all'epoca, cioè fino a qualche giorno fa, non erano compresi nella crittografia end-to-end. Ciò vuol dire che adesso la crittografia è impenetrabile, ovvero è generata in ordine casuale, non si può accedere all'interno dei nostri dati neanche dando il nostro iPhone a qualcun altro. Non esiste metodo via cavo, via wireless, per poter decriptare dei file crittografati in questo caso. Altra novità, questa per tutti i dispositivi dovrebbe essere disponibile, aggiunta una nuova protezione per la funzione AirDrop. Magari quando siamo, che ne so, al cinema, ad un concerto e qualcuno di molesto vuole continuare a mandarci messaggi oppure file, foto, eccetera, eccetera, possiamo per 10 minuti assopire completamente all'interno delle impostazioni di AirDrop, generali AirDrop, la funzione di ricezione. Ed infine ragazzi, aggiunto il supporto alla funzione SharePlay all'interno del Game Center, ovvero l'applicazione che ormai non esiste più, ma la funzione dedicata sui nostri iPhone che ci permette di salvare tutte le statistiche e le classifiche dei videogiochi che utilizziamo tramite App Store. Ovviamente ragazzi, ribadisco, aggiornati a questo nuovo aggiornamento, piccolo spoiler, non ci sono novità a livello di batteria, c'è un leggero incremento delle prestazioni, ma è veramente così irrisorio che dirlo è praticamente inutile. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao!
Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.